tradizione, bellezza, comodità. Tutto questo in pieno centro. Stiamo parlando di una struttura che significa tanto, tutto questo che abbiamo detto e molto altro. Parliamo del Circolo Canottieri, una splendida, meravigliosa struttura al centro di Napoli che ha il grande merito di poter coinvolgere, data la sua centralità, la stragrande maggioranza dei cittadini napoletani. Frasi leggere, dette piano piano. Dammi gli occhi tuoi, che cosa hai fatto stasera? A telefono chi è? Non ho né fiducia ma. Dammi gli occhi tuoi, che cosa farei domani? Baciami e poi dimmi di chi sei. Io vorrei stare. Questa splendida cornice del Circolo Canottieri, chiaramente accanto a me c'è anche una bella signora che viene qui ad abbronzarsi. Sì. Quanto tempo più o meno, insomma, lei è social? Sì, ma è un annetto, non è tanto. E come si trova? È comodissimo perché al centro ci arrivi in 10 minuti di motorino, comodo, parcheggio interno. Poi il mare non è particolarmente sporco, anche se siamo in pieno porto, quindi si può fare il bagno. Quindi lei ha fatto anche il bagno, chiaramente, sì. Com'è visibile anche dal fatto che è rischiando probabilmente, ma l'ha fatto. Senta signora, secondo lei andranno in vacanza quest'anno i cittadini napoletani? Io credo che una decina di giorni andranno comunque in vacanza. L'italiano in genere non rinuncia alla vacanza, però le condizioni economiche non sono troppo incoraggianti. Non credo vacanze lunghe, vacanze molto costose, vacanze economiche, magari in famiglia, non so. Da quanto tempo vieni già qui a prendere il sole? È un mesetto, penso. Certa continuità, sei social? No, non sono social, però i miei genitori lo sono e vengo qua a prendere il sole durante la settimana ogni tanto. Cosa offre il Circolo Canottieri? Mare, sole, vento, divertimento, però c'è gente. Che tipo di divertimento? Si nuota, si fa sport. Ascolta, come pensi sono cambiate le vacanze dei cittadini napoletani? O meglio, i napoletani andranno in vacanza? Io penso che la maggior parte dei napoletani andranno in vacanza quest'estate, magari in un periodo determinato, forse agosto, però credo di sì. Ecco, c'è questa tendenza ad andare a rimanere in qualche modo nella propria regione, no? Anche per le vacanze. Secondo te perché? Ma probabilmente per un fatto di comodità, stare vicini, anche forse un problema di costi. E poi più che altro le mete sono fisse, ogni anno ci si ritorna, no? Ecco, allora quindi è il caso di dire turisti per casa. Sì. Anche tu sei qui per intrattenerti durante queste giornate molto calde, è una cosa che fai spesso? Sì, una cosa che faccio spesso anche ora finita la scuola, perché per strada non si può fare, abbiamo l'opportunità di stare qui prendendo il sole, il vento, la piscina, il mare, anche pulita casualmente. E quindi... ecco. Quali sono i servizi che offre questo circolo e se ci sono anche dei disservizi? No, assolutamente no, il personale è molto simpatico, carino, la piscina pulitissima, c'è la possibilità di fare un sacco di corsi per maschi, femmine, misti, e la discesa a mare è fondamentale, il bar che offre un sacco di cose, no, si sta benissimo proprio. Hai fatto il bagno? Sì, ho fatto il bagno a mare e anche in piscina. Come hai trovato l'acqua di mare? Pulita. L'ho trovata pulita, anche forse un po' sotto costa, un po' meno, però basta allontanarsi pochissimo. Le vacanze sono molto cambiate, prima si usava fare tutto il mese, anche io con la mia famiglia, avendo i figli piccoli, vabbè, andavano via da giugno, 3-4 mesi, uno li raggiungeva nel fine settimana, ogni giorno si fa la settimana di vacanza, si fa al massimo 10 giorni, proprio al massimo 15 giorni. Diciamo che siamo ritornati un poco agli anni in cui ero ragazzino, io sono nativo di Posillipo, agli anni 50-60, in cui c'erano i bagni a Posillipo, la gente addirittura, io ricordo che veniva proprio a villeggiare a Posillipo, perché i collegamenti tra la città non erano così, allora c'erano le persone di vicino Napoli che villeggiavano a Posillipo, c'erano addirittura la gente fittava a Posillipo le case per la villeggiatura e si andavano nei bagni di Posillipo, i vari bagni Elena, Sirena, tuttora esistenti, c'era addirittura il bagno comunale proprio, poi i bagni più in, le rocce verdi, Villa Becca. Siamo ritornati un po' a quelle che potevano essere le vecchie tendenze.
siamo ritornati a quelle tendenze, forse è pure bello recuperare il mare alla città e la città al mare, è una simbiosi, che bello, la città ce lo concede. D'altra parte qui abbiamo questo mare al centro di Napoli, quindi non possiamo pretendere che sia proprio un'acqua cristallina. Tu sei un abituale frequentatore del circolo canottieri? Sì, sono un socio. Come ci vieni? Quanto tempo ci trascorre? Abbastanza tempo, soprattutto quando non ho impegni di lavoro, sono sempre qui la mattina per nuotare o per prendere il sole. Se dovessimo individuare, noi abbiamo individuato tutta una serie di pregi per quanto riguarda questo circolo, se dovessimo individuarne invece un difetto, qualcosa che non funziona, potremmo parlare del mare? Il mare sicuramente non è pulitissimo in questo punto, soprattutto perché il vento soffia di libeccio in estate e quindi porta in questa direzione l'acqua non pulita, quando soffia di grecale invece ce la pulisce. E poi vabbè, vari altri problemi, persone che entrano dall'esterno sulla scaletta del circolo in maniera abusiva. Qualcosa insomma di non irrimediabile nella maniera più assoluta. Ecco, cambiamo argomento e parliamo un attimo di quelle che possono essere le vacanze dei cittadini partenopei, come sono cambiate? Allora, come sono cambiate? Non lo so, secondo me, vista la crisi, molti resteranno a casa o comunque in Italia. Non so, allora io sono una persona che ama viaggiare e ha sempre viaggiato e lo farò anche quest'anno, quindi non so, non ho problemi, quindi non so. Insomma, lei è un'assidua frequentatrice di questo circolo canottieri di Napoli. Costantemente estate e inverno. E bisogna dire una cosa, che è una realtà bellissima. Se voi vi guardate intorno, noi siamo in pieno centro città. E siamo un'oasi felice, sia per mare, sia per sole, anche in inverno, perché c'è un gruppo che usa la struttura anche d'inverno per andare a mare, e sia come attività sportive che sono primarie per la canottieri Napoli. Infatti voi sapete che qui noi abbiamo le 6 sezioni sportive che fanno capo al nuoto, pallanuoto, vela, canottaggio e fra queste sezioni motonautica anche, e fra queste due sezioni sportive esiste anche la sezione gioco e la sezione bridge, che storicamente fanno parte della storia della canottieri Napoli. Noi abbiamo individuato, tra l'altro lei li ha elencati, tutta una serie di pregi di questo circolo canottieri. Se dovessimo pensare ad un piccolo difetto di questa struttura? Io sono entrata qui nel 1962 come figlio di socio e devo dire la verità, si è vista un'evoluzione sempre in crescendo. Ogni presidente di circolo ha portato un suo apporto, si è modulato sempre secondo l'esigenza dei soci. Si è modulato primariamente secondo l'esigenza dello sport, che è lo spirito per cui noi abbiamo in concessione questo spazio, per attività agonistiche che consentono il recupero sociale. Oggi come oggi ho difficoltà a trovare un difetto in una realtà così ampia. Ecco, per esempio qualcosa di non strettamente connesso chiaramente al servizio del circolo, per esempio il mare. Il mare è connesso a un altro argomento che mi appassiona, che è quello dell'ecologia, per cui io ritengo che noi ci tuffiamo in quest'acqua estate e inverno, dico, abbiamo anticorpi perché nessuno di noi ha avuto mai problemi, però siamo i vaccinati della canottieri Napoli. Invece la tutela che potrebbe esserci, prima ad esempio esistevano gli spazzamare che venivano a ripulire sin qua sotto, oggi dobbiamo augurarci che da Scirocco giri a Grecale per poter avere un mare più pulito,
E diciamo una cosa, egoisticamente è un discorso molto personale, quando in inverno si libera un po' di tutti questi appoggio barca e trovi la barca del pescatore che rientra, ti sembra una gouache col Vesuvio alle spalle. Adesso è molto affollato, però forse è un pretendere troppo, ma lei mi ha sollecitato. Come avete potuto vedere, amici, è un altro servizio che offre il Circolo Canottieri. A tal proposito, quindi, sentiremo le persone che quotidianamente o comunque molto spesso vengono qui a giocare a tennis. Ah, diciamo che io sono il tecnico della regione Campania, seguo ragazzini, sono tesserato poi per la Canottieri, sono anche campione italiano per 40 per la Canottieri. Per me è un onore far parte di questo circolo che è bellissimo, c'è anche una scuola praticamente che il maestro è Mario Cirro. Questa è un'oasi, lei lo vede, basta stare qua e guardarsi intorno, lei vede tutto, dal Vesuvio alla Sorrentina, Penisola Sorrentina, Capri, i castelli, c'è tutto. In questo qua, questo è un posto che io dico sempre, il Signore ci ha dato, ce l'ha regalato, ha detto vi metto là, cercate di conservarvelo, e noi facciamo di tutto per conservarvelo, perché per conservarci, perché è una cosa bellissima, è una cosa che io ci tengo molto, ho lavorato molto perché si realizzasse tutto questo, oggi lei lo vede in questo modo, doveva vederlo forse 8-9 anni fa, non avrebbe detto è un'oasi, avrebbe detto qualche altra cosa. Andiamo appresso. Quali sono, per esempio, lei mi ha raccontato di questi 8 anni che ha dedicato, no, a questo circolo, quindi ci sono state, sicuramente ci saranno state delle cose alle quali lei si è concentrato con maggiore attenzione, quali sono? Ma le cose con maggiore attenzione tenga presente che questa è un'associazione sportiva, quindi è un'associazione sportiva senza scopo di lucro, quindi la prima cosa che abbiamo dovuto fare è pensare allo sport. Soprattutto, ma allo sport io ho pensato in maniera un poco, sono stato un poco, diciamo, l'antesignano di quello che potrebbe essere lo sport per i giovani. Sia nell'impegno del sociale, che per me è una parte preponderante e fondamentale, avere del rapporto nel sociale, non fa niente, si può pure poggiare, nel preponderante, ma quello che a me importa più di tutti è aver creato la linea giovane, cioè aver portato questi giovani avanti sia nel nuoto, sia nella pallanuoto, sia nel canottaggio, nella vela, nel tennis, in tutti gli sport che è possibile, che noi pratichiamo. In un momento economico particolare come questo, quando in qualche modo le vacanze si riducono sempre di più perché sono legate anche a volte alla mancanza di possibilità e di soldi, quanto sono importanti queste strutture in città? Guardi che queste strutture in città sono importantissime, lei ha ragione figlia mia, perché oggi un momento di congiuntura che esiste è qualcosa veramente di allucinante, però tenga presente che nonostante ci sia questo, noi abbiamo anche delle spese che fanno paura. E noi non paghiamo, non facciamo, non abbiamo delle rette altissime, anzi sono delle rette a portata di tutti. Io non ho mai voluto chiederlo qualcosa in più, aumentarle, per un motivo semplicissimo, che mi rendo conto che questo è il momento di stare un poco fermi. Però d'altro canto c'è, dall'altro lato, dal lato della medaglia, il fatto che aumenta energia elettrica, acqua, gas, è tutto triplicato. Per cui noi stiamo incontrando delle grosse difficoltà, ma difficoltà relative, perché io dico sempre che si superano, basta fare una sana e buona amministrazione e le cose si superano. Per quanto riguarda, per quello che lei mi diceva prima, sì, per i soci è fondamentale avere questa nel centro della città, fare sostituire quella che è la villeggiatura con una balneazione, e credo lei lo vede che del resto è un fatto fondamentale per loro, perché stanno tutti qua, genitori, figli e via di sé, e amici anche qualche volta, e io faccio finta di non vedere. Bene amici, dopo questa splendida giornata trascorsa al Circolo Canottieri di Napoli, io vi rinnovo l'appuntamento, il prossimo appuntamento di Turisti per Caso. Chissà dove ci porterà questo splendido programma.